mese di settembre, la città di Como ogni anno riscopre il gusto per il Medioevo, epoca ricca di fascino e mistero, un piacere che coinvolge tutta la popolazione, dai più grandi ai più piccini. Così dalla macchina del tempo, come da un cappello magico, saltano fuori falchi e stregonerie, costumi antichi delle più nobili fattezze, draghi, musiche e danze, fatati arpisti, sbandieratori, arcieri, giullari, brutali combattimenti con spade e pesanti armature, pietanze dai gusti raffinati che si perdono nella notte dei tempi. L'organizzazione del Palio, che porta a compimento l'ispirazione della presidente Laura Bordoli, ci propone un programma ricco di novità, possibilità di scoperta e di incontro. Per i più dotti e curiosi, la Società Archeologica Comense ci offre un giro culturale attraverso il centro storico di Como. Il signor Renato Bianchi ci apre passaggi segreti e ci mostra dettagli normalmente invisibili ad occhi meno attenti. Una Como sprofondata nei secoli e poi risollevata per far fronte alle piene delle acque delle laghe. Altro momento di scoperta è la gustosa cena medievale, un ricco banchetto a base di portate del XII secolo. Uno dei momenti più importanti è lo sbarco del Barbarossa in piazza Cavour. Le Lucie tornano protagoniste nell'immancabile gara che vede la partecipazione e l'impegno dei vari borghi. La partenza è da Villa Olmo, dove ad allietare la giornata ci sono spettacoli di falconeria, giochi per bambini, dimostrazioni di artigianato medievale, musiche, sbandieratori e danze medievali. Momento culminante e altamente scenografico è il grande corteo storico che attraversa tutta la città. Dove si svolgono spettacoli di grande intensità. Altra giornata molto amata, soprattutto dai più piccoli, è il sabato dei bambini. Ecco che la piazza si popola di piccoli cavalieri e dame. Alcuni di loro alle prese con la realizzazione di draghetti e cavallucci costruiti da loro stessi con il cartone nell'area laboratorio allestita per l'occasione. Le emozioni forti e le sorprese non mancano, e a fare incursione nella piazza c'è un drago vero. A completare l'animazione i più temerari possono partecipare alle giostre e ai giochi medievali, degli esempi di ingegneria meccanica studiati per far divertire i bambini. Questo sogno finisce con il penultimo weekend di settembre, portando via con sé i colori e la magia dell'estate.